Matteo Salvini, il referendum per l'abolizione del Ministero dell'Integrazione è una realtà che la Lega vuole portare avanti, perché? Il Ministero dell'Integrazione è un ministero che non serve e non ha ancora prodotto niente. Noi vogliamo fare le cose fatte bene, partiremo in autunno, aspettiamo che produca qualcosa la signora, perché per ora ha chiacchierato, proposto cittadinanze facili, abrogazione della Bossi Fini, eliminazione del reato di immigrazione clandestina, la aspettiamo al varco. Se avrà la forza e i voti in Parlamento di approvare una sola di queste leggi, noi un minuto dopo cominceremo a raccogliere firme per abrogare quella che è una porcheria, perché ormai ne sbarcano 500 al giorno, non c'è più spazio, non c'è più casa, non c'è più lavoro, non c'è più soldi, non c'è più tempo, la gente anche di sinistra ne ha le scatole piene, quindi vediamo se dalle chiacchiere passerà ai fatti, un minuto dopo vedremo di eliminare quello che verrà votato. A proposito, questo ministro, andando a vedere i centri di identificazione ed espulsione, ha detto che secondo lei dovrebbero essere chiusi, tu cosa ne pensi? Un ministro pericoloso non perché è nero, ma perché ha idee pericolose per gli italiani e per gli stranieri per bene che sono venuti qua rispettando le leggi, facendo le trafile, pagando le tasse, con i documenti a posto. I centri di espulsione vanno potenziati, vanno aumentati. La Bossi Fini può essere rivista dopo 10 anni, ma in senso più restrittivo, più severo, più concreto. Le espulsioni vanno facilitate. C'è una certa sinistra minoritaria che pensa che ci sia spazio per tutti, perché qualcuno ci guadagna, perché sull'immigrazione clandestina c'è chi campa e c'è chi guadagna milioni di euro di là del Mediterraneo e anche qua pseudo associazioni di volontariato che hanno bisogno di questo traffico di carne umana. Però siamo determinati, mi arrivano tanti messaggi anche da stranieri regolari, da cittadini del sud, hanno voglia di muoversi, quindi prepariamo un autunno serio ma caldo. La Lega Nord ha gridato lo scandalo per il decreto svuota carceri e in questa direzione il governo Letta continua con il ministro Cancellieri che dice bisogna attuare l'amnistia per continuare a svuotare le carceri. Cosa ne pensi? Che per svuotare le carceri bisogna rimandare i clandestini ospiti nelle nostre carceri, che sono decine di migliaia, a casa loro a scontare la pena, come fece la Lega quando c'era Castelli come ministro con il rapporto con l'Albania. Bisogna lavorare, bisogna far fatica a non aprire le porte delle galere ma costruirne di nuove e spedire a casa loro quelli che noi manteniamo e ci costano 300 euro al giorno. Però ripeto, l'esasperazione della gente è tanta, al di là della Lega, molti magari non hanno votato Lega, hanno provato a votare Grillo, non sono andati a votare. Come Lega stiamo preparando un autunno intelligente, concreto, di proposte fattibili che riguardano le tasse, che riguardano l'immigrazione, che riguardano il lavoro. Sono sicuro che ci porteremo dietro non alcune migliaia ma alcuni milioni di persone.